Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Giornata numero 35, campionato Serie B con te.it. Al picco si gioca per i playoff, 2 punti di distanza tra lo Spezia di Carlo, che in settimana ha superato il Verona, e il Bari di Colantuono, reduce dal successo con Latina. Di Carlo conferma l'11 del Bentegodi, qualche problema per Colantuono, fischia il signor Di Paolo di Avezzano. 10 minuti, scivola Piccolo sulla punizione, interessante per lo Spezia. 12esimo, fuori Rumizzi per infortunio, dentro Bascia. Al minuto 15esimo colpisce Granoce, colpo di testa perfetto, palla in rete, Spezia avanti, ecco il replay, Piccolo, l'avvitamento di Granoce, nulla da fare per Mikai, gol numero 13 per il Diablo Granoce. Al minuto 24 prova a reagire il Bari, attenzione Galano, col sinistro, grande risposta di Cici Zola. Grande occasione per il Bari per pareggiare i conti. Ecco il replay, il controllo, prende la mira, suo sinistro scende, ma è attentissimo Cici Zola. Al minuto 34 ancora Spezia, ancora Piccolo, fa tutto da solo, si accentra, carica il destro, fuori. Nel finale di tempo ci prova ancora lo Spezia, azione personale ancora di Djokovic, il sinistro da dimenticare. Ci sono comunque gli applausi dello stadio Picco per lo Spezia, che chiude questo primo tempo in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Granoce. Inizia la ripresa, inizia subito con il Bari, pericolosissimo, attenzione a Rajcevic, il destro, palla fuori di un nulla, ecco il replay, la sponda di Tonucci, il controllo, si libera di Sciaudone, non trova però la porta. Al minuto 54 il primo dei due gialli nel giro di pochi minuti per Capradossi, intervento falloso su Djokovic. 4 minuti dopo, nuovo intervento, ingenuità su Sciaudone, nessun dubbio per Di Paolo. Cartellino rosso per Capradossi e Bari in 10. Cambio tattico nello Spezia di Di Carlo, fuori Maggiore, dentro Fabbrini. Maggior peso in avanti. Al minuto 71, Piccolo, attenzione, nel mezzo per Granoce di testa, questa volta non trova la porta. Spezia ancora pericoloso. Esce proprio Piccolo al minuto 75, dentro Mastinu. Prova a cambiare qualcosa anche in avanti, Colantuono, fuori Galano, dentro Maniero. È proprio Maniero la grande occasione, ma commette fallo su Cici Zola, almeno per Di Paolo. Lì da 2 passi, ecco il replay. Ultimo attacco per il Bari. Il tentativo di Daprela. Blocca sicuro Cici Zola. Vittoria fondamentale dello Spezia in chiave playoff, che sorpassa il Bari.